Sì, la mattina facciamo la preghiera. Se è bel tempo lavoriamo, se è cattivo tempo che facciamo? I dipendenti chi li paga? Ristoranti aperti ma a mezzo servizio in questo primo giorno di zona gialla. Sono tanti i ristoratori che lamentano l'impossibilità di far accomodare i clienti negli spazi interni, così come gli avventori che vorrebbero altrettanto. Ma si poteva anche mangiare dentro? Era meglio anche mangiare dentro. Sì, magari. Se viene bora, se viene freddo. Infatti, non prendo il Covid, però prenderò il raffreddore. Poi ci sono ristoranti come il mio, per esempio, che hanno tanti spazio, tante possibilità di distanziamento, non vedo il perché non dobbiamo lavorare dentro. Una ripartenza con il freno a mano tirato, complice il meteo, con le riaperture proprio oggi il sole si è invece ritirato, ma si sa, i giorni di esordio sono sempre un terno al lotto. Purtroppo essere soggetti alle condizioni meteorologiche oggi come oggi per noi è un grosso punto di domanda, è un grosso rischio, oltre che una grossa esposizione economica, perché non sappiamo quanto personale ci serve, quanta merce dobbiamo acquistare. Molti suoi colleghi lamentano anche il problema de Horse, no? L'ampliamento degli spazi che il comune però può concedere. Ecco, ci sono locali che proprio questi spazi non ce li hanno. Io sono uno di quei, diciamo, tra virgolette, fortunati che la possibilità di lavorare all'esterno è anche, diciamo, in maniera abbastanza importante perché ho un grosso numero di tavoli, però non sono assolutamente d'accordo con una decisione del genere perché non possiamo escludere dal lavoro le persone che per sfortuna non hanno il suolo pubblico. Credo che una protesta fondata a livello nazionale sia doverosa, soprattutto per salvaguardare i nostri colleghi che in questo momento possono peggiorare ulteriormente la situazione. A quanto tempo le mancava l'idea di potersi sedere con calma a un tavolino, senza fretta, senza furia, di dover andare via? Ma non molto in verità perché sto spesso all'estero e quindi mi siedo. Certamente la città è stata ridotta alla disperazione in questo periodo. Alcuni locali hanno avuto poca clientela, altri praticamente non hanno visto nessuno. Ci sono poi quelli che sono stati più frequentati, i cui proprietari guardano con molto ottimismo all'immediato futuro. Non è la libertà totale, però il fatto di servire fuori ci porta comunque un bel vantaggio. Perlomeno siamo aperti, si ricomincia a lavorare. Speriamo che nel bel tempo, tutto sommato. L'orario del coprifuoco alle 22 però genera polemica. A Roma si sta discutendo tra chi propone di lasciar cenare le persone in tranquillità fino alle 22 e chi invece dice alle 10 di sera categoricamente tutti a casa. Questi dubbi però non favoriscono l'organizzazione di alcuni ristoratori. O ci fai mangiare, ci fai aprire, ci fai stare tutte le ore che dobbiamo stare, chiaramente sempre in sicurezza, se no è meglio che ci fai chiudere di nuovo e pace all'anima di tutti. Chiaramente noi abbiamo bisogno dei ristori.